Non spicchi il volo. A Massimo te magno. Ciao a tutti, bene tutti, un altro video, sono Vincenzo. Mamma mia, non se devi doppiarmi, cioè, doppiami bene quando parlo, no? Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Fortnite e oggi siamo con, appunto, con Fortnite. Vabbè, no, siamo con un altro personaggio sbloccato che, grazie al PlayStation Plus... Grazie, grazie mille. Comunque, ho sbloccato un bel po' di cose nel frattempo, tipo questa. Ma se non sbaglio non l'avevo fatto vedere, appunto. Vabbè, nel caso ve lo faccio vedere. Tipo la palla da Nive che possiamo lanciare in testa. Vabbè, insomma, sono le cose che sto sbloccando grazie a questo evento. Che mancano 14 giorni di Fortnite. L'ho muerto da... Intanto che rimango a ridere così. Quella che si è sbloccata da pochi minuti fa è questa qui. Completa acrobazie su un veicolo in diversi luoghi indicati. Tipo, ci ho provato con l'elicottero, ma con l'aereo. Non succede niente. Non vorrei che veicoli voglia dire. Eh sì, perché quello è velivolo. Oltre a queste cose, ho sbloccato questo qui. Un tabulatore che ogni volta che uno fa un'uccisione la indica. Bello. Ed è una figata pazzesca. Ho sbloccato questo qui che è veramente una figata. Cioè guarda, con le con le granate, con i macete. Questo mi fa ricordare sembrava tantissimo la della sua base. Ah, è vero. E poi questo. Il motivo di questa puntata, no. Cioè una cosa pazzesca. Leggiamo la descrizione. Cosa ha fatto? No, bellissimo. Cos'è che ha fatto? È carinissimo. No, ha fatto così. Ha preso il dolcetto, quello che fa a uncino, okay, sì. Ha fatto così. L'ha preso in mano e ha fatto così. Ciao a tutti. Io l'ammazzo. È Tsuyu. A My Hero Academia. Epico. Questo è epico. E vorrei vedere. È epico. Con le catene che si muovono. Cioè, fantastico. Lui proprio dice: ma chi cacchio è che si muove? Esatto. Va. Poi questo è quello di Shrek, incazzato. Sì. Non avrà avuto regali allora. Meno dolce di quanto sembri. E in effetti, dallo sguardo non sembrerebbe... Non si direbbe che è molto dolce, ma vabbè. Fa parte del set... Fa parte del set di Pandin Zenzero. E si fuma! Sì. Oh! È che c'è peggio dei mercenari. Entriamo in partita e prepariamoci a buttare un paio di palle di neve. Guardate come sta aggrappato, veramente. Quanto è puccioso! Bellissimo, veramente, bellissimo. Spero di riuscire a fare qualcosa con quella sfida, ma visto che veicolo, dovrei prendere o la macchina, che so già dove andarla a prendere, o perlomeno, guarda, nella lobby c'è lui, solo che qua è felice, poi è incazzato in partita, perché dice, oh, però qua ci sono gli avversari. Oh, è un soldato! La Machid! È un soldato! È un soldato, è un mercenario, andiamo a mercenare. Come con Angioletti? Ci piace angiolare? Vai. Incazza, guarda qua. Mo' come agli animali, guardate un po'. È proprio concentrato. Proprio. Spara quello. No, vabbè, fantastico. Babbo Natale! Sentito, si sentono le grida. Lui è aggrappato. Non ti preoccupare. Dobbiamo andare veloci. Ah, e ovviamente ci sarà lì a doppiare. Intanto è tutto natalizio. Oh, è vero, non l'ho visto. Vedi? Ma tu sei veramente carinissimo, eh. Con gli altri non devi essere carinissimo. Cioè, soprattutto spacchiamo in cesso. No, papà. Ah, scusa, non volevo. Vabbè, ho fatto dentro qua. Ecco l'albero di Natale. Ok, cosa facciamo? Buttiamo una palla di neve. Lo facciamo innevato. Hanno rimesso... Aspetta, ma li hanno rimasti? Sai che sta cosa non la so. No, fallo di nuovo, esci di nuovo. Voglio fare una cosa. Aspetta. Ehi, non dire niente. Voglio parlare. No! Volevo suonare la nonna! Non possiamo! Meno male che ti ho fatto uscire comunque. Ma appunto, da una parte hai fatto bene. Ti ho salvato la vita. Grazie. Proteggi il tuo ristorante! Oh, non... Oh mio Dio! Ammazzalo! Ammazza quel cespuglio! Ora non è più un cespuglio. È una zucca!
Vieni qui. Mane. Non esco. Vai. Ho ucciso. E sono rimasto con 13 di vita. Andiamoci a curare, piccolo. Il bello è che quello non mi aveva visto proprio. Io mi domando come abbia fatto a non vedermi. Comunque, il primo è stato ucciso. Il problema è che la sfida non la riuscirò mai a fare. Io non lo so. Ritorno al futuro. No, io mi sono sempre sentito così. Quando ho attraversato quei portali, ho sempre pensato a ritorno al futuro. Bravo, grida. Di felicità, però, eh. Attenzione a non cadere. Sta qualcuno sopra. Oh! Oh! Ho gridato normalmente, vediamo. Andiamo! Non ci fanno da male! E ti pareva che stava da dietro? Io non posso neanche dirti niente, perché tu cosa puoi fare? Cioè, sei un piccolino, ma a te devo fare sto lavoro. No! Vabbè, un po' di danno io l'ho fatto. Finito? Madonna, stavo per morire. Oh mio Dio, raga! No, vabbè. Questa è stata bellissima, è stata epica. Dio, hai 4 di vita! Lo so, non ce la farò mai. Però è meglio trovarsi. Ma no! No! Stava da dietro. Eva! Scappano! Niente, e niente, è un po' di danno, l'ho preso. Sei il mio preferito. Lo so. Oh! Aiuto! Oh! Eccoti qua! No, vabbè, questa è stata la prima volta che ci sono riuscito a fare una cosa del genere. L'ho fregato di brutto. Mi sento fiero di me stesso. Ecco, vabbè. Abbiamo vinto la partita. Balla con me, piccolo! È felice, piccolo! È felice! Invece no, mi sono andata a prendere qualcuno. Ah, quello è scemo. No, niente, sei piccolino. Sto a vedere che ti devo pure fare male. E dai, al massimo te magno. Permettiti di colpirmi e ti sparo. Ciò che ho già fatto, pure. C'è niente, quello se stava, vedeva lui, dai. Oh! Oh! Sei veramente dolce, piccolino. Con gli altri non lo devi essere. Mentre volava. Ma comunque ne ha ammazzati due consecutivamente. Vabbè, quelli erano fessi. Oh mio Dio, stanno in... No, vabbè. No, vabbè, epico. No, no, e non mi chiude. No! Cacchia, roba. Adios! Con aereo! No! Non ho colpito a niente! Oh, però 8 kill, incredibile! Ti sto divertendo, eh? Gap a te! Bravo, tu avvisami sempre! Hai visto? Quello è il tuo pensiero! Cioè, sei veramente incredibile! Non ti cazzare, però, eh! Ma quello è scemo! Oh mio Dio!
Chi è che mi spara? Vai! Sicuro che non spara nessuno dietro. Pan di zenzero. Oppure uomo focaccina! L'uomo focaccina? L'uomo focaccina! L'uomo focaccina? L'uomo focaccina! L'uomo focaccina? L'uomo focaccina! L'uomo focaccina! Madonna, mi ha fatto cagare sotto! Ma è un'altra ballata! Ci mettiamo questa, guarda. Un bel faccina. Deve essere una partita con solo i silenziatori, con le pistole e i fucili potenziati, con le armi potenziate, ecco. Potenziate, tipo le scorregge. No, che brutto. Perché tu non le fai silenziose. Ma almeno sono silenziose. Porto dell'aria natalizia da tutte le parti. Ovunque io vada, mi porto appresso. Dall'aria natalizia. Guarda, l'albero di Natale, che bello. Vediamo. Oh, ecco. Praticamente le moto stanno solamente in questa modalità. Oh, su luoghi indicati. Non so quale possa essere il prossimo luogo, ma noi lo facciamo. Noi ci vogliamo. Oh, oh, guarda come sta lui. Pam bra. Guarda che io lo voglio. Pam 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 pam. Vabbè, questa puntata si chiamerà in moto con un biscottino. No! Oh mio Dio. Ma con quella giravolta non è successo niente. Oh mio Dio, non è successo niente. No vabbè, no vabbè. Ho provato a fare pa 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 pam pam. Io ho fatto pam para pam pam e poi lui ha fatto pam pam. Vabbè, ma cos'era? Non lo so. E sei rimasto di stucco. Wow! Ma che cazzo? Che è esploso. Fantastico. Ma la macchina. L'avevo sentito. Oh, sono entrato veramente così. Ed entra. Madonna. C'è uno che ha una moto. Ho colpito. Oh mio Dio. L'ho colpito comunque. Wow. Purtroppo non è morto. È giunta l'ora. Dove sta? Ecco, non ho materiali. Buona sapersi. Mio Dio, mi so cagato in mano, ma seriamente! Comunque, io direi che con questa puntata possa essere tutto. Ho già fatto abbastanza. Sono riuscito a fare un bel po' di cose con quel quad. Mi mancano solo, vediamo quante volte. Vabbè, 8 volte sono riuscito a farne 2, ma vabbè. Lo farò in off camera. Comunque, come anche le altre sfide, io spero... Aspettate un attimo. Aspetta, lo vuole dire lei. Com'è che diceva? Com'è che dicevo? Che dicevi? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate e iscrivetevi e condividete questo video da tutte le parti. Non era esattamente così la mia intro, ma vabbè. Però io l'ho provato. Oh, ma mamma. Vabbè, non statela ad ascoltare, lui è buono, dai. È buono, dai. Non da mangiare. Comunque, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Ah, è così. Non mi ricordavo. Bella, ragazzi. Focaccina Chan. Qua c'è anche una bella musica da discoteca. Buone feste!